Benvenuti, siamo di nuovo qui a Stile Artigiano, siamo con i rappresentanti del Duchessa di Galliera. Duchessa di Galliera che ha fatto una sfilata, un défilé al Palazzo della Borsa presentando alcune collezioni. Passo la parola a Nicoletta Cuzzupè che ci illustra, professoressa del Duchessa di Galliera, che ci illustra le collezioni e che cosa... quali sono gli elementi cardine di queste collezioni? Buonasera, sì, abbiamo realizzato quest'anno una collezione dal tema una moda a misura di donna. In poche parole, le nostre modelle erano le signore con linee un po' morbide. Erano signore, cioè le classiche signore che vanno a fare la spesa, professioniste, eccetera, che si sono messe in gioco. Ed è stata una cosa bellissima perché... si sono messe in gioco dimostrando ai nostri giovani che nella vita nulla è impossibile, ma se si ha voglia, se si ha il desiderio, se si ha un po' di ambizione, non c'è età per mettersi in gioco e non ci sono limiti a tutto quello che si vuol fare. Bene, grazie. Alla mia sinistra Valeria Maione, un'amica, consigliere regionale di parità, consigliere anche l'indirizzo della Fulgis, quindi del Duchessa di Galliera. Ma stasera qui voglio fare una domanda nella veste di creativa, perché ha inventato un'anteprima della sfilata con Scartì, che si chiama questa, poi spiegherà il significato di Scartì, ma soprattutto penso che ci possa spiegare anche che cosa significa creare una collezione, qual è il messaggio che si vuole dare nel creare una collezione. In molti sanno che io faccio l'economista, sono molto fiera di dire che sono un economista con l'apostrofo in quanto donna. E devo dire che frequentando la scuola per doveri istituzionali o per piaceri istituzionali, io ho visto che molte cose non si buttavano via, ma si lasciavano lì. E mi è sembrato giusto provare a utilizzarle. Ed è questo il messaggio che ho voluto dare alle ragazze. Devo dire che le ragazze spesso e volentieri mi guardavano come se fossi, non so come definirmi, una pazza, una persona così che aveva tempo da perdere. Mi mettevo lì e cucivo insieme pezzi di stoffe. Però poi quando quei pezzi diventavano un abito, le ragazze mi dicevano però... è bello, mi piace, me lo vorrei fare anch'io. Ecco, il messaggio è proprio questo, che non si butta via niente, si può riutilizzare, il riutilizzo creativo è anche una cosa che dà molto piacere, orgoglio a chi lo fa e quindi a maggior ragione io credo che l'anno prossimo mi impegnerò ancora di più, cercherò di fare un corso alle ragazze o comunque di dare un ulteriore apporto perché imparino e mi insegnino anche, perché fare insieme non è soltanto insegnare ma anche imparare insieme a utilizzare al meglio quello che nella scuola c'è, che possiamo trovare e che possiamo mettere insieme. Bene, grazie. Bernardo Gabriele, il direttore della Fulgis, che è la fondazione che gestisce il Duchessa di Galliera, altre due scuole, dell'Edda International School e anche il liceo linguistico dell'Edda. Ogni anno c'è un passo avanti, ecco, quello che io percepisco collaborando con voi da un po' di anni come Confartigianato è quello che questa scuola... ogni anno che viene e partecipa alla nostra manifestazione ha messo un altro tassello. Quindi quali tasselli ha messo in quest'anno? Quali sono le prospettive del futuro? Grazie. Sì, la fondazione funziona ormai da più di 5 anni come scrigno all'interno del quale il Comune ha deciso che fossero conservate le 3 scuole che hai nominato. E effettivamente tutto ciò è accaduto prima del mio arrivo, meno di 2 anni fa, e io sento proprio la responsabilità di questo, di preservare nella loro personalità e nella loro differenza e qualità queste 3 scuole. Forse che fanno, come hai detto te, le cose più diverse, dal liceo linguistico al corso moda professionale moda e abbigliamento. Però c'è un tratto comune che le distingue e che distingue i migliori sistemi scolastici
nel mondo, a giudicare dalle analisi internazionali, che è, detto semplicemente, il fatto che in queste scuole si studia sui libri, ma non solo sui libri, e credo proprio che la duchessa potrebbe essere chiamata a prototipo di questa caratteristica, e proprio in virtù del fatto che ho trovato nella scuola e nel corso, in questo corso professionale, appunto rappresentata l'intera filiera, diciamo, il disegno, la progettazione dei modelli, il taglio, il cucito. Già quando sono arrivato le ragazze facevano le sfilate, e un anno fa, poco più di un anno fa, quindi è stato possibile aggiungere l'ultimo stadio, che è la vendita, una vera e propria impresa formativa che appunto ha appena compiuto un anno di vita, e stiamo, chi se ne occupa sta chiudendo i conti, ma abbiamo fiducia che, anzi siamo certi che anche dal punto di vista economico avremo conferma della sostenibilità di questa impresa formativa, che naturalmente deve obbligatoriamente destinare tutti il risultato, tutti i dividendi eventuali alla stessa scuola. E in più, come abbiamo scoperto, diciamo, noi stessi dal vivo, ci sembra di aver colto un pizzico di amicizia, naturalmente l'amicizia con Luca e con Fartigianato è inossidabile, e abbiamo un laboratorio dedicato a Piera Baghino, la donna che amava cucire, una delle collezioni portava il suo nome, e siamo contenti di ricordarla insieme a te. E però anche amicizia e accresciuto senso di appartenenza tra tutte le persone che hanno sfilato nelle posizioni più diverse: insegnanti, preside, componente del consiglio di indirizzo, che è il massimo, che è l'organo di vertice della fondazione, tutti insieme, anche insegnanti di corsi diversi. E quindi questo è stato veramente un po' la novità, come dicevo anche prima, che abbiamo appena scoperto. Grazie. Grazie a voi, grazie a Nicoletto Cucciupè, che è professoressa dell'Uchessi Galliera, e non le citiamo tutte, ma naturalmente ci sono tante altre professoresse dietro che hanno consentito questa sfilata, Valeria Maione, che in questo caso è assoluto solo come creativa, ecco, quindi rispetto a questo, e a Bernardo Gabriele, il direttore della Fulgis, e anche questo è stile artigiano.